Una lite in famiglia, poi l'accoltellamento. A perdere la vita è stata una 70enne uccisa con un coltello da cucina per mano del figlio. L'omicidio è accaduto questa mattina a Bucchianico, in un'abitazione che Paola e Cristiano De Vincentis condividevano con un'altra donna, sorella della 70enne morta, allettata e assistita in casa proprio dalla vittima. L'allarme è scattato intorno alle 8:30, quando al termine della colluttazione, per cause al vaglio degli inquirenti, il figlio 45enne della donna ha bussato alla porta di un vicino di casa che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri del comando della compagnia di Chieti, della provincia e di Bucchianico e il 118 che ha trasportato al Santissima Annunziata di Chieti la sorella della donna morta, che al momento dell'omicidio era in un'altra stanza, e il figlio della vittima, piantonato in ospedale e indagato per omicidio, dove è stato accompagnato dopo aver riportato lesioni a seguito della colluttazione. La famiglia si era da poco trasferita da Chieti a Bucchianico, dove viveva in una casa in affitto nel centro storico. I tre non avevano amici o legami e uscivano poco in paese, dove il 45enne scorrazzava con una moto di grossa cilindrata nonostante problemi fisici a un braccio, come raccontato da alcuni cittadini. Carlo Tracan, sindaco di Bucchianico, stamattina ha detto che c'era molta incredulità. Tutto è capitato in pochi minuti, dall'ambulanza, poi i carabinieri, poi all'improvviso si è riempita la piazza di forze dell'ordine, giornalisti, fotografi, e poi abbiamo saputo che era accaduto questo fatto. Li vedevate ogni tanto passare in piazza? Comunque si diceva che di tanto in tanto uscivano. Ma sembravano un po' per i fatti loro. Si trovano qui a Bucchianico quest'estate, quindi da pochi mesi. Io personalmente li vedevo ogni tanto girare per la piazza, forse per fare la spesa. Non li vedevo mai magari parlare con altre persone, e né tanto meno mai si sono rivolti a noi, magari i servizi sociali se avevano dei problemi. Valentina Peca, assessore del comune di Bucchianico alle politiche sociali, si è detto che insomma la famiglia aveva probabilmente una situazione di disagio particolare. Si erano mai rivolti al vostro assessorato? Purtroppo no, effettivamente questa famiglia è venuta ad abitare qui a Bucchianico da pochissimo tempo e non abbiamo avuto proprio modo di conoscerli, se non vederli di vista qui proprio in paese, in piazza, e quindi effettivamente non siamo riusciti neanche a comprendere se era presente in questa famiglia un disagio così importante. Erano molto in disparte, non avevano relazioni neanche con i vicini di casa e quindi evidentemente era un disagio che tenevano per loro. Un disagio che probabilmente era la causa delle ripetute richieste di aiuto materiale che la settantenne rivolgeva al parroco del paese. Padre Germano Santone, rettore e parroco del santuario di San Camillo qui a Bucchianico, la famiglia frequentava il santuario? La signora veniva in parrocchia ed era aiutata dalla Caritas parrocchiale, quindi aveva la possibilità di usufruire di quello che offriamo. E la sua presenza a Bucchianico è da quest'estate. Solo dagli inizi di settembre si era presentata a me chiedendo appunto una mano, un aiuto, e abbiamo dato. Il rammarico grande, ecco, forse è che non c'è stato tempo per capire, anche da parte mia personalmente, questo è un po' il rammarico che ho questa mattina, perché le richieste d'aiuto c'erano, materiali erano e di bisogni quotidiani, però evidentemente nascondevano qualcos'altro e non abbiamo avuto proprio molto tempo per conoscerci e per capire meglio. Ecco. La signora non si è mai aperta quindi a dire cos'era che la portava a chiedere questi aiuti? No, erano solo richieste per bisogni più o meno immediati e quindi eravamo presenti per questo. Si diceva che l'ultima volta che è venuta la signora risale proprio ieri? Ieri sera sì, così abbiamo parlato come tutti i giorni. Aveva chiesto anche in quel caso aiuti materiali? Materiali, sì. La salma della donna, dopo una prima ricognizione cadaverica affidata al medico legale Cristian Dovidio, è stata trasportata all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Titolare dell'inchiesta è il PM Giancarlo Ciani. Per il piccolo comune di Bucchianico questo è il secondo omicidio nell'arco di pochi mesi. A luglio, infatti, un 15enne con problemi psichici durante un litigio in famiglia aveva ucciso il nonno 78enne intervenuto per difendere la moglie.